al Pavone Mariani di Pineto, sfida in zona playoff. Il Pineto decimo a 36 punti, ospita la Carrarese che è terza a 52. Carrarese imbattuta dall'arrivo di Calabro sulla panchina dei Marmiferi da 7 giornate. Proprio Calabro si affida in attacco al tridente pesante con Finotto, Capello e Panico. Parte forte la Carrarese, settimo minuto, punizione di Cicconi. Mercorelli, il portiere che sostituisce lo squalificato Tonti, mette in corner sugli sviluppi, palla ancora per Cicconi, altro traversone che si perde sul fondo. Stavolta Mercorelli non deve intervenire. Poi al diciassettesimo in area Schiavi, grande aggancio, il tocco in mezzo, ma è tutto fermo. Schiavi era partito in posizione di fuorigioco. Si vede anche il Pineto sinistro di Germinario, tiro semplice per la parata di Bleve. 26esimo, Volpicelli, le finte, Germinario con il cross profondo, tocca a Denis Manu. Bleve ancora tranquillo su questo colpo di testa. Passiamo con le immagini alla ripresa. Guizzo di Volpicelli, il tiro cross viene neutralizzato nuovamente da Bleve. Prova a farsi vedere la Carrarese con Capello, il destro del centravanti. Primo squillo per il bomber della Carrarese, poi palla in profondità, ancora Capello. Insegue il pallone allargandosi, punta Borsoi. Il suo tentativo però si perde ampiamente sul fondo. Al 61esimo Germinario non trova il pallone. Contro cross di Volpicelli, Borsoi tutto solo a 2 metri dalla porta, non riesce a portare in vantaggio il Pineto. È un Pineto che però gioca un gran secondo tempo, corre Denis Manu, cerca Chakir, l'anticipo su Di Gennaro che non tocca Chakir, tutto regolare. Spinge ancora a destra Volpicelli, occhio al suo mancino, ci prova, è una conclusione che però non spaventa Bleve. Esce la Carrarese nel finale, corner di Schiavi e Mercorelli con una grande uscita riesce ad anticipare i Janes. Poi sul ribaltamento di fronte, altro cross di Borsoi in Giambè, entrato molto bene dalla panchina, non trova la porta. Minuto 83, Zanon con il cross profondo, sponda di Schiavi, gira Finotto, Capello segna, ma si alza la bandierina del guardaline, strozza in gola l'urlo di gioia di Capello. Andiamo al 90esimo, Denis Manu viene fermato, ci prova Borsoi, stavolta il sinistro è tenero per Bleve. Ultimo assalto, cross respinto dalla difesa della Carrarese, fischia 3 volte il direttore di gara. Tra Pineto e Carrarese è un pareggio a reti bianche, 0-0.